Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere sono appena sceso dal palco, ho fatto un secondo posto qui a Milano alla competizione Pro League Sheru Classic IFBB. Adesso vado a sgarrare per 24 ore. Sono a dieta da ben 3 mesi, ho fatto un piccolo sgarro al termine della competizione che ho fatto una settimana fa in Spagna. Prima della prossima gara avrò un tempo più lungo per rilassarmi, quindi mi concedo 24 ore di sgarro, voglio fare una 10.000 calorie challenge e poi fra 24 ore riprenderò la mia dieta in previsione della prossima gara che andrò a fare in Portogallo. Mi raccomando ragazzi, non imitate quello che vedete in questo video, io sono un atleta, io sono stato a dieta veramente stretta per 3 mesi, quindi io mi concedo questo, ma me lo concedo io, che sono un atleta, che ho fatto una preparazione particolare, quindi non è un comportamento da imitare. Però se siete curiosi di vedere quello che andrò a fare, guardate tutto il video. Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Questi sono del panificio toscano. Peschine, liquore e cioccolato. Vuoto, mi porta una minella. Liquore. Biscottini del panificio toscano con i cornflakes, uvetta. Assaggiamo. Io la voglio fare agosto. Super croccanti, all'interno sono morbidi e hanno l'uvetta. Io vado matto per l'uvetta, ragazzi. Vado matto. Tartelle, cuor di mela. Io ragazzi, dovete sapere che vado matto per la mela cotta, quindi tutto ciò che è torte di mele, eccetera, mele cotte con lo zucchero e uvetta. Per essere confezionate, sono davvero molto buone. Non le avevo mai provate. C'è la base che sembra una crostatina, sopra sono morbide, all'interno c'è questo cuore di mela, buono. Quando si fa le gare di bodybuilding c'è sempre chi vince e c'è sempre poi chi non vince. A me non frega un cazzo, tra virgolette. Se non vinco, il mio premio sono i dolcini. Non me ne frega se non faccio primo posto. Il mio premio è questo. Tartellette alla mela. Esatto, cuor di mela. Oh, ciao, allora, bello. Amico mio, le gare le abbiamo fatte, ok, soddisfazioni avute. Quindi, secondo posto, vabbè. Vabbè, dovere è andato, adesso arriva il piacere, ora ti faccio questa proposta. Io ho qui dei croissant lavorazione francese, ogni croissant ha 18 grammi di burro al suo interno, quindi sono croissant con i controcazzi. Io te la lancio. Cavolo. E questa proposta vale anche per la sua signora. Quindi io ve la lancio. Wow. Fate un po' come cazzo vi pare. Uno te lo rubo volentieri. Si che può? Gusti? Che gusti sono? Allora, quello pistacchio penso che sia verde. Prenotato. Pistacchio è prenotato. Pistacchio per lui, dai. No, per lei. È per me. Ah, per lei, ok. E questo? Digli amore. Ricotta, cioccolato bianco, Nutella, marmellata, crema. Nutella, amore. Nutella. Grazie mille. Ciao.
Terminata la gara, subito mi dirigo verso casa perché è arrivato il momento tanto atteso, il momento della carbonara. È da qualche giorno che ho fatto la spesa e quando ho fatto la spesa sono andato ad acquistare tutti i prodotti necessari per la preparazione di questo sgarro, che è uno dei miei sgarri salati preferiti. Poi ho la mia ragazza, tra poco moglie, Irene, che è una bravissima cuoca e quando sgarro per quanto riguarda la carbonara mi affido sempre a lei. Terminato il passo della carbonara, Irene la faccio un po' riposare, è arrivato il mio momento di cucinare. Un piatto che a me piace cucinare dolce, proprio per la sua semplicità e facilità nella preparazione, che vi consiglio di provarlo se anche voi dovete sgarrare e avete voglia di buttare giù tante calorie e tanti zuccheri. È veramente molto molto buono e semplice nella sua preparazione. Ho comprato il pan bauletto, quello senza crosta, quello che in genere si utilizza per fare i tramezzini. Prendo due fette, ci vado a spalmare la Nutella al centro, li chiudo a panino, vado a schiacciare nei bordi il pane, a creare una sorta di panino chiuso ai lati, successivamente lo vado a passare nell'albume. Io personalmente in casa ho l'albume, ma volendo si può passare anche in un uovo sbattuto, quindi anche con il tuorlo se lo volete ancora più saporito. Successivamente si va a scaldare una padella antiaderente e si va a cuocere in entrambi i lati fino a quando non diventa bello croccante. Non è bello da vedersi, però vi assicuro ragazzi che è veramente la fine del mondo, perché si scalda la Nutella all'interno, diventa morbida, il pane diventa croccante al punto giusto e l'albume gli dà non il sapore ma quella consistenza particolare. Quindi ragazzi, provatelo. A volte l'ho rimangiato durante altri sgarri mettendo al suo interno anche un mix di burro di arachidi e marmellata. Vi assicuro che è veramente molto molto buono e super calorico, quindi fatelo solo se la vostra dieta prevede uno sgarro a calorie molto alte, altrimenti fate attenzione. Siamo appena arrivati in gelateria dove mi ha portato Andre da Leoni. Che cosa fanno qua? Ah, praticamente fanno il cono gelato, invece del cono c'è la cialda del pistacchio dentro la ricotta. La cialda del cannolo siciliano, al posto del cono. Dentro c'è la ricotta al pistacchio, la ricotta di pecora, due gusti di gelato, pistacchio sopra e crema al pistacchio sopra. Andiamo a mangiarlo, andiamo. Non potete immaginarvi quanto è buono. Gusto pistacchio e gusto cheesecake al pistacchio. Il cono è ripieno di ricotta di pecora. Madonna. Spettacolare. Ragazzi, io devo un attimo fare una sosta, non mangio perché sennò dopo non riesco a cenare. Quindi mi prendo una bella spremuta fatta sul momento, due bicchieri di spremuta con l'arancia. Almeno mi rimane un po' di spazio per fare la cena, altrimenti mangio ora e poi dopo non ceno. Le due spremute d'arancia più veloce della mia vita. Veramente molto molto buona con l'arancia fresca. Sento ubriaco senza aver bevuto. E vi ho detto tutto. Devo prendere una roba nuova. Mi segui sui social? Grande. Non era sicuro che eri tu. È lui. Certo che è lui. No, fa piacere. Forza. Vedi che qualcuno i miei video riguarda. Sì. Devo digerire perché questa sera vorrei mangiare una pizzetta oppure un buon primo. Quindi bisogna aspettare almeno un paio d'ore. Sono le 6:30, fino alle 8:30 abbiamo modo di smaltire. Far scendere quello che hai mangiato. Sì. Non sappiamo fin dove scenderà. Non lo voglio sapere. Lo vogliamo sapere. Nel bagno di Colossi. Speriamo abbia dei bei gabinetti ristoranti di stasera. La carbonara di oggi inizia a far pressione. Il gelatino. Prescena
riposino nel prato a Milano e dopo andiamo a mangiare la pizza. Adesso dobbiamo digerire gli sgarri. Dopo il gelato cannolo di questo pomeriggio abbiamo fatto una passeggiata in centro per digerire e adesso è arrivata l'ora di cena. Abbiamo la cena qui in questo locale che si chiama Golocius, un locale famoso qui a Milano proprio per i prodotti, diciamo, food porn. Fanno pizze, primi, hamburger, patatine fritte, panini. Chi più ne ha più ne metta, tutti ben farciti. E abbiamo una cena in compagnia dei ragazzi che hanno gareggiato quest'oggi con me alla gara allo Sharu Classic di Milano. Quindi attendiamo qualche minuto che arrivano tutti e poi vediamo che cosa mangerò per concludere questa serata. Però vi ricordo che lo sgarro non finisce stasera, ma domani continua con la colazione e il pranzo. Quindi dopo la cena mi raccomando guardate anche il seguito. Ragazzi, finalmente ci siamo seduti. Abbiamo questa pasta qui con il pesto di pistacchio e poi abbiamo il guanciale cotto come quello della carbonara e sopra la granella di pistacchio. Mi voglio togliere tutte le voglie oggi, quindi assaggiamo. Cavolo, cavolo, sei buona. Buonissima. Se venite qua, provatela. È arrivata la seconda portata. Qui abbiamo un super hamburger con formaggio fritto, salsa, cacio e pepe e carne di manzo. Andiamo a fare il taglio. Se riesco a tagliarlo, bello, bello. Assaggiamolo. Buono, anche il bacon. Sente il formaggio fritto. Buono. Un'altra pirula anche se settimana. Inizia a fare. Un'altra pirula in pasto del caldo. Come faccio a correre. Non si rimedia lo sgarro con il tapirulan. Non ascoltate quello che sto dicendo. Buongiorno a tutti ragazzi. Come vedete è l'ora di colazione del giorno 2, del giorno seguente all'ultimo sgarro di ieri sera. Come vedete la mia colazione questa mattina è a base di albume, 200 grammi di albume e un uovo intero. Perché? Perché non sto proseguendo con lo sgarro? Perché ho detto basta, ieri ho sgarrato veramente tanto e ieri sera prima di andare a dormire sono andato a un supermercato qui a Milano di quelli 24 ore con la pazza idea di comprare qualcosa di sfizioso per la colazione per portare avanti questa challenge, ma alla fine mi sono ritrovato a comprare questo Biochetasi reflusso perché avevo un'agitazione di stomaco, perché comunque ragazzi non ero più abituato a mangiare tutte queste robe unte, straunte, piene di grassi. Sono stato veramente mesi e mesi senza mangiare roba grassa, senza sgarrare. Ieri mi sono ritrovato a mangiare tantissime cose, più che altro per gola, ma questo comunque a livello di stomaco non è che mi abbia fatto godere troppo, ma ho fatto godere più che altro a livello di testa, ma a livello di stomaco no. Quindi prima di andare a dormire mi sono preso un paio di bustine per il bruciore di stomaco e per la digestione e sono andato a dormire. Quindi da oggi ragazzi abbandono questa challenge, non so quante calorie ho raggiunto, ne ho mangiate sicuramente tante ed oggi riprendo con la mia dieta perché tra due settimane gareggio di nuovo, gareggio in Portogallo con precisione ad Estoril e quindi riprendo con la mia dieta. Questa mattina non metto carboidrati perché proprio non mi vanno, mangio solo un tuorlo e dell'albume e poi riprenderò normalmente con la mia dieta da oggi, reinserendo dei carboidrati a pranzo mettendo un piatto di pasta, magari questa sera mi mangio del riso e delle gallette come carboidrati, mettendo i miei spuntini con la carne, il pesce, le verdure e così
termina questa giornata di challenge. Io comunque, ragazzi, con questo video dove vi ho mostrato questo mio full day of eating da sgarro 10.000 calorie challenge, non voglio essere preso d'esempio. Perché? Perché quello che ho fatto io è una preparazione da gara di 3 mesi, anzi 3 mesi e mezzo, dove non ho fatto neanche uno sgarro. In tutto questo periodo ho mangiato solo gallette, verdure, 1 o 2 piatti di pasta al pomodoro da 100 grammi a settimana, olio di oliva, uova e albume. Questi sono stati gli alimenti che ho introdotto nel mio corpo in preparazione alla gara e basta per 3 mesi e mezzo. In più, le dosi di questi alimenti che ho introdotto nella preparazione alla gara erano in dosi da ipocalorica, quindi significa che mangiavo meno calorie di quelle che consumavo. Tutto ciò per raggiungere una condizione da gara, calibrato al minimo dettaglio per quanto riguarda il mio metabolismo, il mio corpo, i miei allenamenti, il mio stile di vita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se mi sono concesso uno sgarro di questo tipo, è perché io conosco il mio corpo, faccio le gare da tanti anni, sono un atleta che si allena più di 10 ore a settimana, perché faccio 5 allenamenti a settimana che vanno oltre le 2 ore, quindi potete ben capire che non sono una persona normale, una persona comune che si allena in palestra per tenersi in forma, e non sono neanche una persona normale dal punto di vista dell'alimentazione durante l'anno. Faccio delle diete molto particolari, quindi ogni tanto all'interno della stagione gare può capitare che faccio degli sgarri del genere, ma perché io non sono una persona normale, ma sono un atleta. Anche se nel mio servizio di coaching online seguo persone normali. Io sono un coach, mi occupo di seguire persone normali per quanto riguarda il mio lavoro, persone che vogliono rimettersi in forma, che vogliono togliere il grasso sui fianchi, sulla pancia, vogliono perdere magari tanti chili, perché comunque ho anche tanti clienti che seguo che sono veramente sovrappeso, oppure anche delle persone che vogliono costruire massa muscolare perché magari sono sottopeso e sono magre. Quindi io faccio questo di lavoro, però i ragazzi che seguo io con il mio team di nutrizionisti hanno una dieta tutto l'anno super bilanciata, dove quotidianamente possono mangiare pane, pasta, riso, gallette, avena, couscous, farro, legumi, carne, pesce, uova, e tutti hanno uno sgarro settimanale. Quindi non fanno come me la fame per mesi e mesi e mesi per poi ritrovarsi a fare uno sgarro del genere, ma sono persone che fanno una routine alimentare sostenibile, flessibile, perché comunque sono persone normali, non sono degli atleti, si allenano quelle 3-4 volte a settimana in maniera normale con i programmi di allenamento che gli fornisco io personalizzati, e in più hanno uno stile di vita normale perché comunque hanno famiglia, magari hanno dei figli, lavorano in fabbrica, quindi tante ore al giorno, facendo dei lavori anche pesanti. Quindi potete ben capire che quello che faccio io è diverso rispetto a quello che fanno le persone che seguo con il mio servizio di coaching online, perché siamo persone completamente diverse, sia come stile di vita, sia come obiettivi. Io ho l'obiettivo della gara e i miei clienti hanno l'obiettivo del fisico da spiaggia, che si raggiunge in tutt'altro modo, senza fare le cose drastiche che faccio io.